Bene, dopo che abbiamo visto i passi avanti, dietro e di lato con la torsione, andiamo a vedere il passo avanti. Cosa succede se si aggiunge un goccino di torsione in più? Ok? Quindi un passo avanti, adesso sono col peso a metà. Un goccino di torsione in più mi porta all'occhio, ok? Quindi per fare il passo avanti entro e vado avanti. Adesso continuo ad entrare, unisco e ruoto. Alla fine dell'occhio avanti portiamo il peso dietro, perché la cosa naturale sarebbe cadere un po' in avanti. Quindi vogliamo bilanciare questa tendenza di cadere in avanti e allora alla fine della ruotazione peso un po' dietro, sì? E ancora, entro, passo avanti, entro, unisco e ruoto, entro, passo avanti, entro ancora, unisco e ruoto. Quindi quando dico entro è sinonimo di torco, ok? Quindi torco, avanti, torco, occhio. E se unisco tutto è questo, un passo avanti che cambia direzione. Però se già nel mio passo avanti uso la torsione, non mi costa nulla poi fare un occhio. Ok? Allora facciamo un po' di occhio. Ok, l'idea anche nell'occhio, tanti, tanti fanno o spiegano l'occhio solo con una parte, solo con i piedi o solo con un colpo di bacino, lasciando le braccia fuori dalla storia. Ma invece sono molto importanti sia adesso da soli, quando pratichiamo, che quando balliamo con qualcun altro, ok? Perché il nostro occhio non è solo un passo di una forma standard o fissa, ma ha sempre una risposta, è sempre una nostra risposta in un dialogo, ok? Quindi se faccio il mio occhio così, ok, bravissima sotto con i piedi, ma sopra non ho risposto, non ho bilanciato l'altro, ok? Allora uso questo occhio per dire io ci sono e sono qui, sempre qui, anzi prima di tutto qui. Questo occhio è una ricerca di direzione sopra, ok? Che mi porta poi a fare l'occhio. In più così l'energia scorre bene dal braccio lungo la schiena, fino ai piedi, fino a terra, e non devo trattenere nessuna tensione inutile che mi sbilancia poi, ok? Ma lascio scorrere le forze dentro di me. Ok, bene. Dopo faremo tutto con la musica. Quindi abbiamo visto il passo avanti. Abbiamo visto l'occhio avanti. Dopo un passo avanti che cambia direzione. Che succede se l'occhio cambia direzione? Lo sapete, vero? Lo sapete. Un occhio che cambia direzione diventa un voleo. Ok? Bene, però se ho fatto il mio passo avanti in un certo modo, se ho fatto il mio occhio avanti in un certo modo, fare il voleo avanti sarà veramente facilissimo, ok? Dovremmo mettere una goccia di energia in più, una goccia di intenzione in più che verrà il nostro voleo.
usiamo gli strumenti che abbiamo, che oggi abbiamo visto abbracciare il centro e la torsione. Bene, allora iniziamo. Entro, passo avanti e torsione. Ok? Uso questa torsione di là per bilanciare molto questo peso che si lancia invece di là. Ok? E facciamo questo. Avanti, avanti. Bene, abbiamo tutto lo spazio della casa, possiamo andare in giro per la casa quando siamo da soli o tornare indietro e ripartire. Avanti, cambio, torsione, cambio torsione, sì? Quando cambio la torsione bilancio il mio bacino, sì? Avanti, avanti, sì? Quando faccio questo, un attimo non mi taglio la testa, quando faccio questo è come un calcio, sì? Un calcio vero che devo lanciare. Sì? Solo che questo calcio lo fermo col piede, un piede ferma l'altro, ma il bacino ha questa forza, questa energia che si lancia di là, ma contemporaneamente il mio torso, la mia torsione mi bilancia. Ok, attenzione, quando parliamo di torsione c'è una piccola torsione su questo piano e non ci incliniamo. Se facciamo questa inclinazione ci facciamo male ed è troppo e non ci serve. Basta un po' di torsione contro lo sbilanciamento del bacino della gamba. Ok? Avanti, avanti. Di questi se ne possono fare un po'. Quindi avanti, avanti, calcio finto, avanti, avanti. Ok, allora andiamo avanti e da qui facciamo questo. Avanti, ovviamente per fare il passo avanti, torco, spingo, calcio, quindi in questo finto calcio il mio bacino si è lanciato, il ginocchio è già passato, ho praticamente un ginocchio davanti all'altro e allora liberiamo il piede ed incrociamo. Avanti, calcio, incrocio. Avanti, calcio, incrocio. Avanti, calcio, incrocio. E lo facciamo un po' di volte. Avanti, calcio e libero per l'incrocio. Avanti, sciu, e avanti, sciu, e ok, ricordatevi di abbracciare il centro. Se ancora perdete l'equilibrio, scendete un po', vi aiuterà. Ok, scaricate il peso in giù. E quando siamo qui ad incrociare, abbracciamo il centro. Come? Questo ginocchio spinge di là e questo piede spinge contro l'altro piede. Ancora avanti. Ok, bene, andiamo avanti e arriviamo al nostro voleo avanti. Quindi torsione, avanti, incrocio, su, giù. Adesso scendo giù col tacco, giusto perché mi dà più equilibrio, ok? Nella realtà si può anche scendere con la punta, ok? Ma col tacco è più facile, è più pulito, è più facile scaricare il peso ed essere in equilibrio. Quindi tacco giù. E avanti, calcio, incrocio, su, giù. Avanti, calcio, incrocio, su. Attenzione, quando andiamo su non vuol dire che ci apriamo, il nostro voleo non ha questa forma, siamo sempre chiusi, chiusi con il bacino e la gamba che ruotano di là contro il torso che bilancia tutta questa storia. Ok, e giù,
avanti, calcio, incrocio, su, giù. Questo è ancora senza dinamica. Vediamolo in dinamica. Avanti, su, giù. Avanti, ciao, giù. Avanti. Avanti, ciao, ciao. Ok. Vediamo tutto sulla musica.